Buongiorno, bentornati in un nuovo vlog. Oggi è sabato 18, siamo sopravvissuti al venerdì 17 di questo 2020 molto proprio sensazionale. Allora, ho messo a riscaldare il latte ed ora, oddio, sto cancelletto ormai è tutto rotto. Oggi ragazzi la giornata è molto 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 nuvolosa, infatti non c'è neanche un po' di sole, fa proprio schifo questo tempo. E volevo iniziarmi a stendere qualche pannetto. Infatti prima di mettere gli accappatoi a lavare ho visto un attimo il meteo e ho visto che lunedì, martedì e mercoledì porta veramente tantissima pioggia. Però questi 2 giorni sono ancora buoni. Niente, quindi mi stendo un attimo questi panni qua. E faccio sempre così, mi riscaldo il latte, poi alla fine me lo bevo tiepido, non me lo bevo caldo perché mi metto a fare altre 500 cose. Comunque, non perdo tempo e si ricomincia una nuova giornata, ragazzi. Avete visto, la mattina mi sto mettendo la sveglia perché altrimenti mi sveglio sempre tardi, sempre alle 9, e quindi preferisco mettermi la sveglia ed essere operativa già dalla mattina presto, così riesco a fare più cose e soprattutto riesco a far vedere i compiti alla mattina ai bimbi. Qui c'è un po' di casino, negozi che aprono, sono le 8 meno un quarto comunque. E si era svegliato pure già Vincenzo e l'ho rimandato di là, ho detto vai via di là che sono le 7. Vabbè, stendi i panni mo. C'è il tempo, proprio schifo. Il latte l'ho spento, è meglio. Ok, ho steso i panni, ora posso rimettere a riscaldare il mio latte che avevo fermato e faccio la mia santissima colazione. Sono le 7:56, non so se si vede. Vabbè, magari non ve ne frega niente, però vi voglio rendere partecipi del mio orario. Vabbè, comunque ragazzi, ma mi godo la mia colazione con calma. Nel frattempo mi metto un pochino a girovagare su YouTube, leggere i vostri commenti, perché anche se non vi rispondo, ragazzi, io vi leggo sempre. Ragazzi, oggi per fare la pizza, la salumeria qua giù ci ha dato questa qua, farina pizza e focaccia, con farina tipo 1 e germe di grano. E Molini Spigadoro, abbiamo pagato 2 euro. E poi vabbè, abbiamo preso un pacco normale e del lievito qua per fare i dolci. E mo metto a fare l'impasto per la pizza. Io già ve l'ho data la ricetta. E chi lo sa come viene mo con questa, boh. Speriamo che ci ha dato questa farina che è buona.
Com'è? Oh, oh, ma com'è? La mangiata è buona. Cos'è? Buona. Com'è? Guarda qua che bel sciughino, cioè non c'è proprio la cremina, proprio asciughetto, però è buona. L'alcol ancora non l'hanno rifornito. No. Oh, buono, ma... Ah, finalmente ho finito di fare il vlog ed ora mi metto sul divanetto. L'abbiamo chiuso perché aperto faceva veramente, i bambini ci saltavano, insomma, facevano pure così perché saltano là dal muretto. No, no, solo alcol va bene. Mo chi diamo sta televisione, non si vede, guardate. Cioè, non si vede un cazzarola. Non si vede una ceppa. Canale 5, vediamo Italia 1, manco si vede. Ma proviamo a fare un'altra volta la cosa, ma bre. C'ho ancora Serpes. E niente ragazzi, comunque sono le 4 e mezza quasi. Oh amore, basta patatine, sono finite, la di fare la pipì. Oh, sono finite le patatine. Ragazzi, io dovrei pulire questo lampadario qua. Questo. Ma io lo leverei proprio da peso, sinceramente. Perché non serve a un cavolo. Due luci non funzionano. Poi le palle si sono fatte, la plicola, come si chiamano le palle? Si sono fatte grigie, no, trasparenti. Ma in questi giorni ne approfitto che Giuseppe comunque sta a casa. Me lo faccio smontare da lui e lo pulisco. Ma perché sono vabbè, perché non si vede neanche un canale. Non si vede niente, però. Ma ho fatto pure i panetti. Li ho rimessi a crescere. E mo se ne parla verso le 7 per stenderli, le 6 e mezza. Li stendo nella teglia, così crescono un altro po', un'altra mezz'ora. E poi siamo pronti. Eccolo. Ah, Chicco. Beh, bravo, ti stiamo, amore mio. Che dura questa vita da quarantena. Fortuna c'è mamma. Hai visto? Ma per la pasta. Ciao, da oggi la pasta era buona, che ci fa? Ci voleva solamente un uovo in più. Non è un po' di liquido. Due. No, uno, un tuorlo e poi un altro pochino di liquido, mo di acqua e di olio. Boh, penso più di acqua, sennò olio troppo oleosa. Secondo me olio. Però era saporita, ragazzi, buona. Mamma. Però invece della pancetta, vabbè, se c'avete la pancetta, metteteci la pancetta, mamma. Però il guanciale mamma. È mamma. È cucù bambo. Patatine. Panapine. Patatine. Oh, prima si stava facendo cacca sotto. La cacca dove si fa? Tazza. Mamma, mamma. Oh. Sono cucù le patatine, bamba. Per Jacopo le patate si chiamano bamba. Aiuto. Jacopo mi dà pena. Oh, dici aiuto? Prima diceva a tutto. No, aiuto. Come dice? Mo lo dice bene. Aiuto. Vedi? Mo lo dice bene. Mamma, è finita la ricerca. Aiuto. Aiuto. Prima a tutto, a tutto. Aiuto. Aiuto. Vediamo un po'. Ma era un zitto zitto come sa che si vede, vediamo. Oh, che è? Firma di Gesù. Ah, no, abbo, è sua immagine, il programma. Allora, 2, 3. Oi, è visto? Verissimo, manca, si vede, lì è un attimo, anzi. 5, 6 si vede, prima una volta 5. Oh, si vede, no. No. Vabbè, ma vediamo un po'. Ma vedi qua, lo metto io. No, no, perché? Ma lì vedo una cosa, sì. Che fai, lo capì? Ma mettermi un uomo lì in sotto. Una via d'asciugamano, no? Taglio di capelli time.
Wow, Cristian, sei bellissimo. Wow. Però dopo doccia, papà sta facendo i ginepil. Micillo. Ma perché devi toccare che quando non è cosa tua? Ma tu perché allora lo fai ai tuoi figli? Per sparagnare. Ma te è peccato se mi vesti da già, perché non li fai venire bene. Ma se non posso, se no... Ma ne sei da già una consiglia. Cristian, i capelli! Stop! Ok. Guarda. Sono più scalati. Vai, sono più scalati, vedi? Oh, guarda qui la luale, scalate i capelli. Ma sai che significa scalare i capelli? Scalati no, però si vede che sono tagliati. Mi sento già più leggeri in mano. Allora eccoci qua, ho tagliato anche io i capelli, ragazzi, però si vede che sono un po' più corti, guarda. La frangetta la volevo fare un po' più corta, però non mi sono azzardata, ho paura che veniva storta. Comunque ho fatto un taglio dritto, insomma non è che li so far scalati. Ho tagliato e basta. No? Ma che ci frega? Chi, come si dice? Chi non... risica, non rosica. Beh, aspetta che i capelli non li mette a fuoco. Va bene. Ma quello che vorrei fare, una bella tintura. Vabbè, comunque penso che tutto sommato va bene. Sì, ma che ci frega, tanto ricrescono. Per mia fortuna ho la ricrescita abbastanza veloce, quindi ok. Allora ragazzi, è arrivata sera, sono le 19:54 e mamma ha fatto le meringhe. Ora facciamo uno scherzo a A me e a me no. Ho il pantalone.